95 anni e non li dimostra proprio, anzi molto attiva, è il gruppo più numeroso della sezione di Bergamo. Stiamo parlando del gruppo Alpini di Zogno, oggi viene inaugurata la nuova sede ma anche il museo del soldato. Giovanni Orlandini è il capogruppo, un momento, uno dei tanti momenti storici per voi. Eh sì, quest'anno in modo particolare, è stato un anno veramente impegnativo per tutto il nostro gruppo, perché oltre ai numerosi impegni che abbiamo durante l'anno, abbiamo avuto anche l'onere e l'onore del 95esimo anniversario di fondazione del nostro gruppo, che abbiamo festeggiato un mese e mezzo fa all'incirca all'inizio di giugno con una folta partecipazione di alpini che devo ringraziare da parte un po' di tutta la nostra provincia, e oggi siamo qui a distanza di un mese a inaugurare questa nuova location della nostra sede, ma soprattutto del nostro museo del soldato. Un grazie particolare agli alpini del nostro gruppo che in modo gratuito, spontaneo, sono stati qua giorno e notte a tempi stretti per starci un attimino con quello che erano le date prefissate in collaborazione col Comune. Luigi Garofano fa parte della storia di Zogno e soprattutto del gruppo Alpini. 7 mandati come capogruppo, ma una presenza all'interno dell'Associazione Nazionale degli Alpini pluridecennale. Oggi si inaugura la nuova sede, ma soprattutto anche il nuovo museo. C'è una certa emozione, insomma, dopo tanti anni. Ti dirò, visto che hai già detto tante belle cose di me, questa è la quarta sede che io attraverso, cambio. Il museo è stato fondato nella terza, nel 2002. C'è un po' di emozione, diciamo, un po', perché sai, la sento un po' cosa mia. È un po' perché lasciando una sede dove sono stato capogruppo per 20 anni, un po' di malinconia, è come lasciare un po' il paese natio, diciamo così. Comunque io devo ringraziare gli alpini e devo ringraziare tante persone che mi hanno sempre seguito e mi hanno aiutato a creare questa bellissima cosa, unica nel suo genere, come giustamente aveva detto il capogruppo di Zogno. Unico nel suo genere anche il gruppo di Zogno, che se non sbaglio è il più numeroso della provincia di Bergamo. Zogno conta 318 tesserati e una 50ina di amici degli alpini. È il gruppo più numeroso di Zogno, è nato nel 1923 e infatti il mese scorso abbiamo festeggiato il 95esimo di fondazione. Sono dei bei traguardi che mi emozionano sempre, nonostante adesso l'età cominci anche a andare su.
Giuliano Ghisalberti, sindaco di Zogno. Ambria è una frazione che fa capo a questo comune cerniera della Valle Brembana. Oggi è un grande giorno per voi. Sì, come diceva lei, è un importante giorno per i tanti risvolti che porta con sé. Un risvolto storico-culturale, in quanto abbiamo recuperato la ex stazione ferroviaria di Ambria, portando appunto al suo originario splendore questo immobile che era in rovina. Un momento importante anche da un punto di vista culturale per il nostro territorio, perché insieme con gli alpini abbiamo insediato la loro sede, ma soprattutto il museo del soldato, che sta acquisendo sempre più valore e importanza nell'ambito culturale e storico grazie alla passione degli alpini. E vogliamo anche pensare che questa ubicazione in questo posto lungo la pista ciclabile sia anche un segnale di convivenza delle possibilità turistiche che ha il territorio di Zogno, ma di tutta la Valle Brembana, appunto sul proprio territorio, per sviluppare anche quelle potenzialità da un punto di vista turistico che ci sono e che sarebbe opportuno, e ci stiamo in tanti impegnando istituzioni privati, proprio potenziare per avere delle possibilità di sviluppo futuro del nostro territorio. Il gruppo di Zogno e il degli alpini è il più numeroso della provincia di Bergamo. Che cosa significa per voi come comune, come amministrazione, come comunità? Penso che dove ci sono gli alpini c'è un momento di tranquillità e di rassicurazione per le istituzioni, perché quando c'è qualche bisogno extra si va sempre dagli alpini a chiedere una mano, e noi sul nostro territorio questa collaborazione la tocchiamo veramente quotidianamente, in quanto con gli alpini si stanno organizzando, si sono organizzati tanti momenti aggregativi di sostegno ai più bisognosi, culturali come abbiamo visto in questo caso, e per noi è una presenza importante, fondamentale, non solo per l'amministrazione di Zogno, ma veramente per tutti i cittadini, e di questo noi li ringraziamo. Ed eccoci dunque all'interno del Museo del Soldato di Ambria, frazione di Zogno, che proprio oggi viene inaugurato. Ma questa storia inizia diversi anni fa. In effetti avevamo incontrato Renato Gherardi proprio nell'altra sede, che era all'inizio della cittadina di Zogno. Allora, è una storia che la segue ormai da anni. Cos'è questa passione che nasce per il ricordo e soprattutto per la storia degli alpini e non solo? No, io ho cominciato a ricordare un po' la storia militare perché c'è mio padre che ha fatto la Russia, e dietro a queste cose mi sono appassionato, e allora ho cominciato, visto che in sede avevamo già dei reperti di vecchia data, abbiamo cominciato a sistemarli e pian pianino sono riuscito a... che prima siamo partiti come Museo del Soldato, dell'Alpino, che poi è diventato Museo del Soldato appunto perché altri concittadini ci davano dei materiali di tutte le armi, dalla Marina all'aviazione, alla fanteria, bersaglieri, e allora abbiamo cambiato il nome del museo, che è diventato Museo del Soldato. E definirli oggetti sembra un po' un insulto. Sono dei reperti. Ognuno di questi reperti racconta una storia. È vero, sì, perché ci sono dall'inizio, dalle armi, delle baionette, fucili, calcolare berretti, divise. Sul di sopra poi, dove c'è la biblioteca, abbiamo anche delle cartoline dove ce ne sono nati vecchi combattenti, e fotografie, e da lì sono andato avanti. Da dove arrivano questi reperti? Ma qui è tutta roba che ci hanno donato o qualcosa che abbiamo acquistato, tipo le medaglie per ricordare tutti i battaglioni delle truppe alpine, e allora qualcosa bisogna prendere. Lei racconta che questa passione è nata attraverso suo padre, che ha fatto la campagna di Russia. C'è qualcosa di suo padre all'interno di questo museo? Sì, ho qui le decorazioni che ha preso, sì, prima in Spagna, come volontario in Spagna, e poi in Russia, croce di guerra al valor militare e medaglia di bronzo al valor militare. Questo spazio rispetto all'area che avevate in passato è molto più grande. Che cosa vi aspettate? Speriamo che ci sia più gente che venga a visitarlo, perché dove eravamo mancava un po' anche di parcheggi, mancava un po'
Invece qui c'è anche il passaggio pedonale della ciclabile, ok, speriamo che qualcuno magari si fermi anche a visitarlo. Spieghiamo un po' a chi ci sta ascoltando che cosa si trova, quanti sono i pezzi, quali sono, l'avete diviso un po' per settori, sì. Anche se ancora in crescita, sì, naturalmente. Sì, sì, certo. Abbiamo, lo spazio è enorme, allora all'interno abbiamo una sala dove parla solo di roba mie, come si può dire, di fucili, armi, dove ci sono bossoli, fucili, spade, sciabole, berretti. In un'altra sala c'è un'esposizione di divise e attrezzi dei muli con i basti, le giberne, portapistole, c'è un po' di tutto, insomma. Poi abbiamo delle altre sale e soprattutto la parte sopra dove ci sono anche i libri. Parte sopra dove abbiamo creato la nostra sala, perché non sarà solo museo ma anche sede effettiva del gruppo Alpini, la sede di consiglio dove ci sono esposti gagliardetti, fotografie nostre, e dall'altra parte invece la segreteria dove ci lavoro. E in fondo sto creando una biblioteca dove ci sono tutti i libri dalla storia della prima guerra mondiale, dalla seconda, libri dove spiegano la provenienza, modelli di armi, divise, tutto, anche per aggiornarci, per catalogare, almeno so dove battere la testa. È un sogno realizzato allora? Sì, sì, penso proprio di sì, anche se ho fatto un po' fatica. A parte che ho avuto dei ottimi collaboratori tipo Fustinoni, Renato Ghisalberti, così che il nostro capogruppo naturalmente, però ci siamo andati da fare. Dai. Contento? Sì, sì, perlomeno sì. Un'ultima battuta, ai giovani cosa vuole dire rispetto a questo che è una sorta di sacrario che racconta la storia? Speriamo che i giovani capiscano e recepiscano quello che effettivamente è stata la storia e che ne portino un buon frutto. Rodolfo Fustinoni è uno dei collaboratori che ha contribuito a realizzare questo luogo che è davvero meraviglioso. Che cosa ha significato questo impegno? Ma innanzitutto dal punto di vista come dire, del territorio nostro è quello di lasciare una memoria a chi verrà dopo di noi. Per questo motivo ci auguriamo che soprattutto le scuole vengano a visitare il museo. L'importanza viene dal fatto che rappresenta molto della nostra storia più recente e ha una grande valenza se pensiamo che molta gente ancora oggi gode di una pace e quindi di una tranquillità, di una serenità, eccetera, che qualcun altro ha creato e ha costruito per noi tutti. E a queste persone noi dobbiamo onore, innanzitutto, e ricordo, per non dimenticare, come diciamo di solito noi alpini. Giovanni Marco Dolci, consigliere della sezione di Bergamo, oggi viene inaugurata una nuova sede degli Alpini e il nuovo museo del soldato, ma la particolarità di Zogno è che è il gruppo più numeroso della sezione di Bergamo. Che cosa significa per la sezione avere gruppi così attivi che, nonostante il periodo particolare, inaugurano sedi, queste sfide nuove? Ovviamente la sfida di oggi del gruppo di Zogno per portare avanti questo luogo della memoria è storico, ovviamente, anche culturale, perché ci riporta ai tempi e ai momenti che sono stati molto duri per le nostre popolazioni, soprattutto anche della valle, ma che poi ora si concretizza con questo museo che è anche sede della sezione di Zogno, questa nuova ubicazione che ovviamente dà lustro al gruppo di Zogno che, come si diceva poc'anzi, è il gruppo più numeroso della sezione di Bergamo. È ovviamente un vanto per il gruppo di Zogno essere sempre attivo sul territorio, ma soprattutto è anche
un'eccellenza anche per tutta la sezione di Bergamo, per tutti gli alpini di Bergamo che sicuramente sono onorati questa nuova struttura museale che si affianca anche alla rassegna museale del museo della sezione di Bergamo, che ovviamente portano la consapevolezza della cultura che vuole insegnare anche ai ragazzi, perché saranno loro che dovranno capire cosa c'è all'interno di questi musei, accompagnati giustamente dagli alpini e anche con il tricolore nelle scuole dai loro insegnanti, per poter capire che la guerra è stato un brutto momento e deve rimanere solo un brutto ricordo. Gamba Giovanni Carlo è l'esempio vivente di quanto racconta la storia, e questo è altrettanto bello nell'inaugurazione del museo di oggi. Lei è stato reduce e la sua esperienza terribile della guerra qual è stata? È più terribile che mi avevano preparato per partire da Nicolaevka. Avevamo già vestiario e vi dicendo. Dovevamo fare la terza iniezione nello stomaco e poi partire. È arrivato la controordine che chi la Russia, i nostri, era in ritirata, allora sospeso la partenza. L'unico cosa bella al mondo per me è stata quella. Lei è stato fortunato perché non è partito per Nikolaevka, per la campagna di Russia, ma ricorda i suoi amici che sono partiti? Quelli più piani sì. Anzi, 15 ne sono restate là, 15, uno più 3, 4 del 22, 2 del 21, dopo tutti gli altri, non so bene gli altri, però mi ricordo tutti, come faccio, li riconosco tutti. Che cosa vuol dire ai giovani d'oggi? Io in verità, i giovani giorni, andrebbe bene farci fare un po', mica tanto tempo. Io direi solamente 15 giorni come ho passato in Germania, 15 giorni del genere per farci vedere una goccia di acqua dove va messa. È contento oggi di essere qui? Ma grazie a Dio sono sempre stato contento, sono sempre stato contento per questo. Claudia Terzi, assessore di Regione Lombardia, bergamasca, nella provincia di Bergamo gli alpini fanno parte del tessuto e della storia, qui oggi la storia si ripete anche con l'inaugurazione di un museo della nuova sede degli alpini. Beh, assolutamente sì, troviamo gli alpini, un gruppo degli alpini praticamente in ogni nostro comune, e questo dà l'idea della capillarità e della presenza appunto importante d'oro sul nostro territorio. Oggi poi è un momento speciale perché un museo come quello che andiamo ad inaugurare oggi è una perla all'interno dell'attività degli alpini, è ovviamente un doveroso ricordo a chi ha speso la propria vita per garantirci la pace in cui oggi viviamo, ma soprattutto ci deve essere da monito per il futuro, ricordando poi sempre che gli alpini, quando c'è un momento di difficoltà, quando c'è da portare la pace nel mondo, sono sempre in prima fila anche a scapito della loro vita. Quindi un grazie di cuore a tutti. Lei è stato anche sindaco e per i sindaci gli alpini sono un contributo oggi, ma da sempre, preziosissimo. Beh, assolutamente sì, intervengono quando si tratta di questioni di protezione civile, intervengono quando c'è qualcosa da fare sul territorio come ristrutturazioni e di questo tipo, ma intervengono anche per esempio collaborando molto con i servizi sociali, con tutte quelle attività che devo dire, ripeto, caratterizzano veramente l'essere alpino, è quello che ci insegnano ogni giorno gli alpini. Giampaolo Pesenti, vice sindaco di Zogno, oggi per voi è una giornata importante, ma questa inaugurazione è anche il frutto di un lavoro di squadra. Sicuramente un lavoro di squadra, una visione diciamo dell'ufficio, del nostro ufficio del territorio, dell'assessorato all'urbanistica di cui io sono assessore, quando nel 2011 abbiamo
visto questa opportunità con lungimiranza, l'abbiamo percorsa e siamo arrivati a questo punto grazie a tutti quelli che hanno lavorato, in primis dall'impresa Fratelli Sonzogni, Marino e Marco, che hanno sicuramente fatto un lavoro di restauro, diciamo, esterno e anche interno, e poi tutti quelli che hanno lavorato per conto del comune per fare le finiture, per fare gli impianti e per poi finire a completare quello che è la parte della predisposizione per il museo, per cui un lavoro di squadra di tutti, dagli uffici, dai privati, dal pubblico, a tutte le maestranze che hanno lavorato per cogliere questo obiettivo di avere ridato questa stazione di Ambria alla comunità, a tutta la Valle Brembana. È un patrimonio sicuramente di tutti, è una funzione diversa perché è un museo, ma sicuramente un qualcosa anche da vivere in futuro, per cui qualcosa di vivo che rimarrà per il futuro.